Amici del tubo, ciao a tutti, eccomi qua, sta per arrivare il terremoto a casa mia, me ne pute benedetto, capito? Un minuto che accechiamo capirunne, capito? Dice nonna che mi prepari stasera, ora voleva fatto un brodetto con bolletto, preparavo quattro date, su me se te ci faccio capire che c'era. Che messaggio, vedremo che vuole. Per ora non posso rispondere, sto guidando. Ah, è brava, brava, prudenza, prudenza in queste cose. Ti chiamo io dopo, fra mezz'ora sono lì che ti scavallo, Benedetto, ti scavallo. I figli si scavallano di qui. Stasera ti faccio vedere come... Se mando me delle nave non appena sbaglia. Tanto sono mattoncè, sono mattoncè un poco di educazione ci arugno io. Al suo picciottello, perché se mette da solo chiesto, va bene? Perché signori miei, come si fa a dire parolacce a una donna così buona come me? Dico io, che io veramente e i miei figli mai, mai mi sentevano a mia che io diceva parolacce. Mai, io macchiappava a mio marito, moderava un tuo gabinetto che io e ci scavallava, capito? Poi uscivo come se niente fosse, capito i miei figli? Non mai, 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 mai. Figuriamoci che una volta mia figlia venne dentro per dire mamma che significa, certo che ti hanno detto? Dice mi hanno detto vai a fare puntini e puntini. Cioè manco sapeva mia figlia che cosa significava, tanto per dire come sono cresciuti i miei figli, perché i figli bisogna saperli crescere. Ok? Ora sono in una macchina con mia figlia, ho richiesto a mia figlia di qua, vada qui con me nuora, cama di Benedetto, sono ora con sé, capito? E fanno fra rucugnate sano, i rucugnate che vanno ora qui, signori miei, è strano, è raro, la cosa ci sono e ne sono contenta per chi lo sono, i cognati che vanno d'accordo. I miei no, capito? Perché mi ragionavo che io ci dico una cosa e subito la sa lei, io ci dico una cosa e subito la sa lei, capito? Quindi tutto qua. E vabbè, signori miei, che cosa c'è? Un genitore perdona sempre, una genitrice si dice genitrice. Cioè io ho sempre perdonato loro, sono loro, capito, che se la prendono, se capita che io ci vado rincia e ci dico che cos'è questa cosa fuori a posto, si offendono. Questa è casa mia, tu comandi a casa tua, tu vai a tenere qua e tu vai a tenere da chi succede, capito? Questo c'è. Però l'importante è che le ho cresciute massari, nel senso che sanno fare tutte cose. Io già, capito, quando loro uscivano dalla scuola, che erano signorinelle, anziché giocare se era così, io ce lavava tutte cose e ci diceva, bene, cacate, rugno io, una matita con legno longo, 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 vedi se tu te puoi fare qualche trucchetto, che cosa, venga. O vai su nella scupa, va a scupa tutto soggiorno. Poi pigliava all'avuta e si diceva tu a chiamami nelle parti alte, fammi sopra l'arma, a così insegnavo a così. Sapete, io sono gelosa della lavabiancheria, la devo mettere solo io, intanto ci faceva mettere pure Aid, le prime robe erano andate, signori miei, capito, io senza farci capire niente Asida arremontava di nuovo, capito, solo che poi alla prossima volta ci dicevo un po' di detersivo in più, poi ci dice fare le lavate bianche, tieni la candela, non la candeggina se chi esamina nell'abbigliamento, che... perché tu te la fai diventare l'abbigliamento, tu a montare la lavabiancheria con l'abito da sera, tu stai montando la lavabiancheria con pigiamone, e quindi pure che ti sbrizzi un gocci candeggina, che cos'è? Chi te la vede la macchietta di sopra? Poi non la devi fare sghiddare, tu ci ho detto, capito? Che si dice sghiddare quando, capito? E io sono orgogliosa e fiera di me, l'unico che ho avuto e tu è sa figlia che hai, che mi si rincia io, che per me è mia figlia totale 100%, pure che dico giusto, pure che non è mia figlia proprio, ma deve fare quello che dico io lo stesso, pure che abbia 33 anni, capito? L'ho accontentata che ha voluto l'abito bianco, pure che, signori miei. Ai tempi qua si usava, ai tempi che quando una se ne fuggiva, una già c'aveva, nel senso che non era proprio, e già si usava l'abito non bianco, di un altro colore,
Capito? Io infatti a lei ci disse, te lo posso fare blu l'abito perché non te lo compri blu, di questo colore ce lo volevo fare io. E lei mi disse, no, perché me lo devo mettere blu? E tu sai perché te la mettere blu? Cancia colore, bianco, bianco, è bianco. Sicuramente i miei parenti parleranno, che velo che ha, perché si fece un velo, ma quanto è il suo velo io non lo so. Io non lo so, quando ce l'hanno fatto, sono andata io in fabbrica a vedere il velo dell'abito da sposa di mia figlia Samara, tu, ci diceva Racusti, tu, arrotolamo tutto. E signore, il primo caccio per sopra la mia figlia, faccia vedere con mio, e faccio nuove. Perché ci sono, vedete qua, mettono un bere mentre che la sposa sta per entrare, mettono il piede raccosse, capite? Poi una scoppa di rare. Io, allora, signori miei, con me non si babbia, perché sono fatto un peruzzo, lo faceva io, quindi, signori miei, perché dire, capito? Quindi tutto qua, signori, io sono stata sempre le cose, capito? Non che le cose che ho fatto io, perché vanno a fare la voce super mia. Scusate, signori miei, scusate, ma ci vuole. Innanzitutto saluto sempre tutti voi che state seguendo i video su questo canale. Saluto sempre e ringrazio Dent Expert Palermo, grazie mille di questo gran sorriso e di questo gran sgranocchiare. Capito? Io, a me che piacciono gli grissini, li sto facendo mettere nei ristoranti abbondante, perché io quando mi siedo in una sala trattenimenti e mi danno una busta di grissini con due di dentro, tutto è finito, e poi mi vado mangiando tutta la voce, la stanno riunendo magari alla voce cacaita vacante, e dico, fatele buttare a via, e mi mangiavo io. Li sto abbondando, sto facendo mettere nei tavoli un pacco di pessimi che avviene in un tuo supermercato, credo stai facendo mettere in terra, io devo essere una peragna, a così, signore, a me piace, capito, perché io quando vado nei matrimoni incomincio così, con il grissino che agito un tuo bicchiere lui. Già un tempo di un minuto e più doppia, capito? Quindi, signori miei, figuriamoci che una volta mi hanno portato un pesce, era non lo so cos'era, una arata, qualcosa del genere. Io ho detto, perché per me due? Dice, no signora, è uno, io già ne vedeva due. Ma nel mio matrimonio questo non esiste, perché moccheramo, che c'è il controllo bere. Non si beve, non si fa, piano piano si deve mangiare, piano piano, ok? Ho preparato pure fuori, sto facendo preparare dei giardini con le amache, sapete quelle che uno si mette da quando è bello, bevuto e si deve un po' riposare, con le amache si dice che rallenterò io un poco. Le fare scoppare a quel con un terreno, le faccio vedere io che la vendetta mia deve essere. Io, signori, quando fanno questi matrimoni in questi giardini belli, in queste ville, non trovo mai posto in una panchina. Tutte mi sembra che sparano seduti in attesa che vengono gli sposi, capito? Tutte già che sparano, tutto. Oddio, se Dio mi dice notitina, siediti. Io sto facendo fare tutte le panchine, ma con dipinto fresco. Già usate che. Già lo sa, noi a luna siamo in sala e tutte le panchine che sono fuori nei giardini devono essere dipinti con la vernice fresca. Ed è bella, appena si asserta andando a restare impiccicata e già i segnali c'è lasciare in televisita. Ormai, scusate, ma finire a questo argomento del matrimonio, perché sapete, il matrimonio ormai è ammenente, sta per arrivare. E voi siete protagonisti, perché anche per chi non vede, perché vi racconterò tutto quello che è successo nel matrimonio, ok?
Ora, sabato questo che viene, chiudiamo l'ambolo regali, vediamo chi tocca. A recogliamo, bello che mia figlia fa, dice mamma contali che così vedo quanto ora, che conto, la maggior parte sospennute, signore mio, ci posso fare contare facendo merabili e si pone la cucina, la mensola del soggiorno, calaiu, chimi, per la, quella del supermercato, signore. Figuriamoci che ho la carta punte, mi riettero, e dice con che 750 punta. Mi dissero, signora, dice, qua ci viene un frigorifero gratis, GSB, una lavastoviglie gratis, ditemi quando che ti ritiro. Fate su un mese già, quando Ida se ne va, gli faccio giasi. Signori miei, c'è questo. Grazie a tutti voi per aver trascorso un piccolo minuto con me, così tanto per raccontare delle piccole cose che piacciono sempre a chi piaccio, a chi non piaccio, signori miei. Qua è come la televisione, si cambia e si va oltre. Un abbraccio a tutti voi, vi terrò sempre informati, alla prossima!